Cremaschi, allora, è evidente che col tutto il rispetto Cremaschi è rimasto appunto all'anziano regime. Cremaschi, scusi un secondo, adesso bisogna che ci fa parlare questo. Anche a noi. Lei è rimasto indietro all'anziano regime dove tra l'altro la ghigliottina non colpiva i ricchi borghesi ma colpiva gli ecclesiastici e i nobili parassitari, quindi sta dando una lettura completamente sbagliata di quello e che è stata la rivoluzione francese. Oggi invece abbia pazienza un attimo. Chi ha letto Angelus Novus e Walter Benjamin, chi ha letto la storia della pop art e di Andy Warhol, sa perfettamente che mettere in reddito l'arte e la cultura non è niente di sbagliato. Bisogna solo per lei non c'entra nulla, che è rimasto al Settecento. C'è stata veramente qualcosa di molto importante dopo. Mi meraviglia che le studentesse e gli studenti di Brera non conoscano Angelus Novus, non conoscono la riproducibilità del Cremaschi, abbia pazienza. Lei ha detto stupidaggini sulla rivoluzione francese, faccia dire le mie stupidaggini sulla pop art. Ma devono avere paura di essere ricchi. Allora, questo è... Stavo dicendo che senza soldi l'arte e la cultura non vivono. Io ho lavorato con Ronchey, con Spadolini, con Galasso, tutti i repubblicani che hanno permesso a questo paese di mettere a reddito la cultura. Prima di Ronchey i nostri musei erano devastati, non c'erano soldi, nessuno se ne occupava, non c'erano dentro i bar, non c'erano dentro le librerie, non c'erano dentro gli shop, certo, per comprare, gli altri soldi e ci devono per, dare non c'erano i soldi, tutti dicevano non ci sono i soldi per la cultura, adesso i soldi per la cultura ci sono. L'unica cosa importante che non succede, Cremaschi, lei è di un'intolleranza insopportabile. Tolga quel libro dietro di sé, perché è lei che è fascista se non fa parlare gli altri. Allora, dicevo, bisogna assolutamente trovare i soldi per la cultura, il pubblico i soldi per la cultura non l'ha mai trovati e mai li troverà. Ben vengano i privati, altro che ghigliottina, grazie, che ci sono e che pagano. Cristina... Certo, bisogna, evitare i Pink Floyd a Venezia, perché 200.000 persone in piazza San Marco fanno danni. Hai ragione, ma se non fanno danni, ben venga. Però Cristina